questo video come gesto di fratellanza tra noi, Livorno, i livornesi e Pisa, la città della torre. Noi abbiamo i quattro mori. Un gesto di fratellanza perché sinceramente, devo dire, io personalmente sono dispiaciuto che non siate saliti in Serie B. Tanto noi comunque saremmo comunque stati in Serie A, ma avremmo comunque guardato dall'alto verso il basso. Ma magari la B, insomma, ci avrebbe fatto piacere. L'anno prossimo molto probabilmente Livorno scenderà di nuovo in B, ma voi non avete più l'Anconetani di un tempo e noi invece abbiamo lo Spinelli. È ben altra cosa, morto l'Anconetani, purtroppo il Pisa non ha fatto altro che crollare. Che dire? Io, vi ricordate un vecchio detto che dice le chiacchiere e i discorsi le porta via il vento e le biciclette i livornesi? Io non voglio dire che questo detto si può anche tramutare che le biciclette le portano via i pisani. Allora, siccome il mio è uno spirito di fratellanza, ripeto, di fraternità, rimaniamo d'accordo su un conto. Bene? Allora, basta con le chiacchiere, le biciclette, sapete chi le porta via? Facciamole portare via ai lucchesi, tanto che sono toscani quelli, non mi risulta. Allora le biciclette le portano via i pisani, no, i livornesi nemmeno, le portano via i lucchesi. E noi ci godiamo la nostra fratellanza sempre più vicini, perché il Campoderby ci divide, ma Campoderby ormai è una buona parte pisana e una buona parte livornese. Non sono più i 10 chilometri che ci dividono, per capirci. Ormai ci divide uno sputo e basta. Amici pisani, e io ne ho tanti, e poi debbo confessarvi un qualcosa che lo sanno in pochi. Io sono pisano, anche se sono a Livorno dall'età di 4 anni, ma sono nato nella provincia pisana, per cui è tutta una barzelletta. Io difendo i pisani quando ne parlano male, difendo i livornesi quando ne parlano male, e comunque difendo i toscani quando ne parlano male. Amici, un atto di fratellanza e un bacio a tutti.